Bentornati su New Retro, ma anche su Strange Gaming. Questa volta giochiamo ad Alisa per Commodore 64, un gioco molto strano che adesso andremo a vedere. Questa è la copertina del gioco, guardate un po', è fatta come se fosse un inlay delle cassette, delle vecchie cassettine del Commodore. Ovviamente l'autore l'ha fatto con mezzi moderni, ma per replicare lo stile, vedete, sembra anche tutto rovinato, tutto spaccato, in realtà è tutto artificiale, ok? Allora, la protagonista sembra una specie di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma un po' più cresciutella, e con una pistola in mano che ha a che fare con delle creature inquietanti che però in realtà hanno un qualcosa di familiare, ok? Guardate lei e guardate le creature. Adesso andremo a vedere il gioco. Io non ci ho mai giocato, mi sto basando solo su queste informazioni della copertina. Andiamo a vedere se è come penso io. Andiamo a vedere, io faccio solo supposizioni. Allora, Alisa by Casper Crouse, che è il programmatore. Ok, premi spazio per partire. Ok, questa è Alisa. Ecco, è già arrivata una creatura che ci ha ucciso. Se ci fate caso, la creatura già si è visto e già si vedeva nella copertina del gioco. È come se fosse una versione distorta di lei. Qua vediamo che c'è anche il vestito di colore diverso, c'è la rosa anziché blu. Però è sostanzialmente una uguale a lei, ma malvagia fondamentalmente. Ok. Devo mettere il joystick che mi sa in porta 1, per questo non mi ha funzionato. Ok, porta 1 funziona. Non c'è audio in questo gioco, mi sa. Ci sono solo degli effettini sonori tipo. Aiuto, aiuto, aiuto! Scappa, scappa! Niente. Sembra uno di quei giochi super semplici, quelli tipo al labirinto con le stanze in cui devi. Scusate il rumore. Devi semplicemente andare a esplorare e trovare dei tesori. Ne abbiamo visti parecchi di questi, tipo c'era quello della casa stregata, c'era quello della piramide. Però così non l'abbiamo mai visto in questa versione tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. C'è un effetto sonoro, ma è molto piano, si sente. Gli effetti sonori sono molto piani, sono molto lievi. Ecco, qui c'è un tesoro. No, non è un tesoro, erano. Ma perché sente così basso l'audio? Non era un tesoro, era tipo dei proiettili. L'audio è bassissimo, ragazzi, non si sente niente, vi assicuro. Aspetta un secondo. Ok, rieccoci, ho cambiato il chip sonoro, ho messo quello del vecchio biscottone, in modo che forse si sente un po' più alto l'audio adesso, perché a volte il 6581 dà problemini su certi filtri, e ho anche pensato di mettere una musica di sottofondo. Innanzitutto sentiamo se gli effetti sonori adesso si sentono. No, sono sempre bassissimi. Però ok, andiamo a mettere la musica, ragazzi, è una musica molto inquietante. È una musica di Entombed, un gioco della Rare, della Ultimate Play the Game, Commodore 64. Questa è la versione remixata da Razmo. Ok, andiamo a sentire, molto inquietante, eh? Andiamo a giocare. Vai. Possiamo sparare quindi a queste creature. Due l'abbiamo fatte fuori, ok. Ah, ma è difficilissimo. Ah, no, ma è difficilissimo. No, ma cioè, fanno troppo veloce. Io scappato giù. Ah, ma è tipo l'effetto Pac-Man. Non è un labirinto, è sempre la stessa stanza, quindi. Riproviamo. Ok, una l'abbiamo ammazzata. C'è solo un proiettile. Qua sopravvivere è impossibile. C'è un incubo sto gioco. Vedete, i nemici in realtà sono una versione di lei, però con la faccia distorta dal terrore, come l'urlo di Munch, no? Quindi lei in questo gioco deve veramente riuscire a mantenere la sua sanità mentale per non diventare, come
come le sue nemiche qua, i suoi nemici, che sono una versione di se stessa col volto distorto dalla follia. Ho fatto 173 punti. Allora, sto gioco sarebbe bello fare una sfida, però è impossibile, perché è troppo difficile. Per fare un punteggio decente servono troppi tentativi. I 3 tentativi canonici delle nostre sfide non bastano di certo. Ma mi è inquietante sto gioco, raga. Aiuto, no! Ho finito i proiettili, riproviamo. Ok, la musica si sente vagamente esotica, perché il gioco era Entombed, originale questa musica, Entombed dell'Ultimate Player Game, che poi cambiò nome in Rare, e il gioco era quello di Sir Arthur Pendragon che stava nella tomba egizia. Ma c'ho 4 proiettili, 2, bisogna contare i proiettili, mi sa, per sopravvivere. Un proiettile... No, per prendere per te sono morto, ma è difficilissimo, raga. Allora, il nostro massimo punteggio finora è stato 173. Vediamo se riesco a superarlo con quest'ultimo tentativo, dai. Sono i versi di queste creature. Cioè, rimane l'ultimo proiettile. Ok, ho presi altri. Vai, prendi. No, no. Siamo arrivati a 100 punti, raga, non male, eh. Dai. 160. Quando rimani con un solo proiettile arrivano i nuovi proiettili, eh. Ah, è fatto così il gioco. Quando rimani con un solo proiettile in canna, ti arriva la nuova scatola di proiettili. In modo che tu la puoi prendere, ma... è difficile, e devi anche usare l'ultimo proiettile che hai con saggezza per cercare di non soccombere. No! Aiuto! Ah, siamo morti! Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto, questo era... Alissa di Casper Cross, gioco essenziale ma affascinante nel suo immaginario da incubo. Abbiamo fatto 293 punti, il nostro miglior tentativo. Non so quanti tentativi ho fatto, non l'ho manco contato. Comunque questo è il gioco. Molto interessante, un gioco ovviamente liberamente distribuibile, gratuito. E... tutto sommato, nella sua semplicità, mi è piaciuto. Un gioco essenziale, ma anche challenging, cioè ricco di sfida. Per questa volta è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Strange Gaming, del nostro Commodore 64, del nostro New Retro, i nuovi giochi per vecchie macchine o giochi nuovi che sembrano vecchi, roba così. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.